disinfetta il sigaro. Il sigaro disinfetta, io non mi permetterei mai di creare problemi. Ah, bucchiando fumo dentro la macchina. Eventuali commensali, eventuali compagni d'aperitivo, comunque non mi permetterei mai. Quindi solo cose naturali, cose buone. Questo è tabacco naturale. Questo fumo a macchina. No, poi sono le chieste, ci vengono lì. Anna Maria. Allora, notare l'abbigliamento di zio Carlo che me l'ha detto, sta vestito da motociclista Ducati ultrafirmato, però la motocicletta ci sta, non c'è stava, ci la stava. Motocicletta io vedo solo macchine qua, ci stava testimone, di la verità, questa è astinenza, ti sei voluto sentire motociclista oggi, eh? E quindi oggi detto, abbiamo fatto pure oggi 300 km Ibia. Scherzando. Descrivici la sta giornata di oggi, com'è andata? Abbiamo fatto Forcatacero, Pescasseroli, Gioia dei Marsi, Pescina e ritorno. E ritorno. Per chiudere? Compreso un panino in fermata a Pescasseroli. Sopra che fatto. Per chiudere la stagione montana. Per chiudere la stagione montana. Hai fatto la stessa via di tu? Sì, la stessa via. Bene. Io al chiodo. Lui al chiodo, Poretto, sta motocicletta. La motocicletta secondo me si è fatta la posa dentro il serbatoio. Si è stata rovinata, si stanno a valorizzare i pneumatici. No, si è fatta la posa sotto della benzina. È finita proprio. Invece lui la motocicletta la usa sempre. Tutti i giorni. Tutti i giorni, stasera no però. Il vero motociclista è lui. Stasera no. Come mai? Perché era tardi, veniva io a una parte. E allora non si riesce e poi si. Troppo tutti tempo, giorni. Troppo tempo per la preparazione. Lo sai, non mi ricordi che mi ha detto Dancio che l'ha incontrato con la macchina. Mo ti riprendo. Dicevo, tu mi hai cresciuto, sì. Mi hai svezzato, bravo. Mi hai dato delle allora importanti istruzioni. Allora fumo di chiesto. Una volta ascoltami. Lascia perda, una volta ascolta. Una volta ascolta. Allora, questo sigaro qui che il dottor Eric ordina solo per me. È vero. Conferma. Ordina solo per me. Allora, è un sigaro che mi ha fatto conoscere mio cugino. Non faccio nome. Io fumavo le sigarette, ne fumavo. Certaldo, scusate. Fumavo le sigarette, ne fumavo 15, 16, 17, 18, eh. Questo sigaro ti aggrada, ti riempie, ti appaga, te ne fumi 5, 6 al giorno e c'hai pure il gusto del cognac e ti lascia il saporetto in bocca, buono. Così. Del cognac. E ti lascia il sapore del cognac e lo sai quando ti va questo? Quando tu stai. Hai detto la parola chiave. Detto, sì. Che Luigi comincia a interessarsi del a cognac. Questa cosa. Del cognac. A rum non ce l'hai? No, a rum lascia perdere, è robaccia. Allora, questo sigaro qui non si respira, o meglio, se lo vuoi respirare, lo respiri appena appena perché c'è il filtro. C'è il filtro. Ti dà quella sensazione di cognac, quindi ti dà quel sapore buono e non puzza. E questa è una campagna elettorale a sigaro. Tu se inizi a fumare questo sigaro, se lo assaggi una volta, lo fumi sempre. Vabbè. 4 euro ce ne stanno 18. Va bene. Per la modica cifra è la verità quello che mi hanno scritto. 18 unità. Senti che sta scritto. Ricordatevi. Provi.